benvenuti qua alla festa della sezione giovanile della Varverzasca Sonogno. Qui con il nostro Alessandro Chinelli, eccolo qua. E giusto. Oh, oh, oh. Ciao ragazzi. Tanto di cappello oggi, Ma anche il nostro Alessandro si metterà il cappello oggi. Forse pinguino. Così forse no. L'anno Strax e Paderni. Ciao Cadreghi. Cadreghi. Cadreghi per il nostro Alessandro Chinelli. E allora ecco qua, pronti sulla pista. La telecamera piazzata, eccola lì. Tutti i cavi qua e la posizione della regia, chiaramente. Hai già fatto la prova audio? Già fatta la prova audio, Axel, già fatto tutto. siamo avanti. Bene, pronti per iniziare qua, Sonogno. Buon match a tutti. Terminata la prima fase qua del... Sempre qua dal campo di Sonogno che sta, ecco, rifacendo il campo, la macchina. Per la partita che ci sarà dopo. Verzasca contro Cramosinale, Yes. Ci siamo ripiazzati, ecco lì la postazione con le telecamere, doppie telecamere, sì, tutte dentro, perché prima erano un po' spostate, quindi qua vediamo invece quindi tutta la pista, che già hanno acceso solamente due fari per il momento, e la luna, cioè spuntata la luna dal monte. Esatto. È già spuntata la luna. Vabbè, adesso andiamo a farci una piccola pausa e poi ritorneremo qui sul campo. C'è un po' di neve qua dietro, raga. Possiamo vedere che c'è un po' di neve qua dietro. Eccoci qua. Vi faccio vedere un po' anche la location qua dietro, perché è uno spettacolo. Qui ci vorrebbe una canzone di Takeo Ishii, praticamente. Se vorrei fare un video con un po' di panorama, perché siamo proprio dentro la Valle Verzasca. Come vedete, un po' ricorda la pista della Siberia Arena qua dentro. Ricorda un po' quello. Vabbè, niente. Ci vediamo dopo per la partita. Qua. Stanno splendendo, guarda, lucido. Sì, esatto. Stanno proprio lucidando bene il campo. Ci vediamo dopo per la partita. A dopo. Procediamo. Allora, eccoci qua. No, ci siamo. Pronti per la partita. Verzasca Cramosina. Dieci mesi fa eri tu. Qui c'è il nostro Alessandro Chinelli, Babbo Chinelli, tra lì. Forza pinguino! Axel, eccolo là, Babbo Chinelli, ciao Ale! Babbo Chinelli, eccolo lì. Eccomi qua. Ciao ragazzi. Okay. Ci siamo allora, Zamboni che sta rifacendo il campo e tra un po' inizierà la partita. Tra poco, procediamo. E come dice il nostro Axel Paderni, e arriva 2-0 per Verzasca, praticamente sempre qua dalla pista di Sonogno, che con il nostro babbo Alessandro, eccolo lì, e io sempre pingu dietro alla telecamera, parlando di telecamera sono sempre qua comunque. È entrata in campo quindi la macchina che pulisce il campo in 15 minuti, ma niente di pausa. Punisce il ghiaccio. Ho sbagliato anche la battuta, ragazzi. Ecco che arriva la Zamboni proprio qua davanti alla nostra postazione. Ve la faccio vedere. Proprio con la sua spazzolettina sotto. Eccolo qua, è lui il protagonista. Eccola. Una spazzolettina che pulisce praticamente giustamente la pista. Quindi rifà il ghiaccio. Noi proseguiamo con la partita, sempre qua, dal campo di Sonogno, pista Sonogno. Procediamo. Allora, qui 6-3 il punteggio al termine di questo secondo periodo di gioco. Noi qua continuiamo con la partita. Beh, sempre il nostro camion qua che rifà il campo, sempre lui. Eccolo qua. E noi, come si suol dire, procediamo in questa partita. Dunque, punteggio 6-3, ragazzi. Qua comincia a fare piuttosto frescolino e quindi noi procediamo con la partita. Adesso ci sono state anche due interviste che abbiamo fatto sulla pista. E adesso, appunto, continuiamo con la partita. Sempre qua, dalla pista di Sonogno, noi procediamo.
Quindi 6-3 Alessandro, è finita. Praticamente uno 0-0 a questo terzo periodo. Eh sì. Auguriamo a tutti auguri di buone feste allora. Buon da parte di Silver TV, Alessandro Babbo Natale, Loris Pinguino 98. È veramente tutto. E noi ci vediamo alla prossima, ovvero alla tuffata in paradiso. Al 26. Buon Natale, buone feste a tutti. Ciao.